Io sono Veronica Benincasa, sono una psicologa, sono iscritta all'Ordine degli Psicologi della Regione Campania che hanno organizzato una settimana del benessere psicologico che parte appunto da oggi fino al 15 novembre. All'interno di questa settimana sono state organizzate tutta una serie di convegni che si terranno presso tutti i comuni che sono Comuni Amici Città del Benessere Psicologico Campania, tra cui appunto Vietri sul Mare, che è il mio comune. Il convegno si intitola Qualità di vita e sicurezza nella nostra città. Ci sono diversi ospiti, tra cui l'assessore alla cultura Giovanni De Simone, vice sindaco Antonietta Raimondi, poi c'è la dottoressa Pina Esposito, assessore al lavoro, c'è il presidente di Legambiente, che appunto parlerà proprio di sicurezza per quanto riguarda l'ambiente, che è Michele Buonomo. Ci sarà anche l'assessore Alfano, Enzo Alfano, che si occupa di sicurezza su questo territorio. E infine c'è un collega mio psichiatra, dottore Giovanni Donnarumma, che parlerà appunto della correlazione fra sicurezza e psichiatria. Importante incontro qui al Comune di Vietri, si discute della qualità della vita e la sicurezza nella nostra città. Appunto, qual è il binomio appunto che si può fare nella città di Vietri di questi due ambiti? Beh, io credo che l'attività dell'amministrazione è stata improntata nell'ultimo quinquennio proprio alla incentivazione e al miglioramento di questi due elementi fondamentali del benessere. Benessere come momento di vita, benessere il momento di apprezzare tutto quello che c'è intorno, benessere come momento di serenità, benessere come momento di tranquillità. E in questo discorso ovviamente si inseriscono bene questi due elementi, la qualità della vita e la sicurezza, perché se la qualità della vita sia come anche benessere economico, però sotto un altro aspetto, se la qualità della vita è di un certo rispetto e di un certo rilievo, ovviamente si è più sereni, si è più tranquilli, c'è meno affanno, ci sono meno ansie, c'è meno stress. Se poi a questo aggiungiamo che ognuno di noi si sente sicuro nel posto laddove si trova, ovviamente ha quella serenità e quella tranquillità che in tante altre parti manca. Si suol dire che in alcune metropoli c'è il cosiddetto coprifuoco, cioè che arrivata ad una certa ora ci si deve ritirare perché la microcriminalità, la criminalità organizzata o altro tipo di preoccupazioni, che ne so, le devianze minorili, le devianze da alcolistiche o le devianze da stupefacenti, creano quel problema di insicurezza e quindi già non c'è più il benessere, non c'è più quella tranquillità, quella serenità che fa stare con l'animo, con lo spirito e anche dal punto di vista fisico fa stare bene, benessere. Mentre qui a Vietri abbiamo fortunatamente un tessuto socio-economico che è formato al 99% di persone per bene, per cui ci guardiamo a vicenda, ci tuteliamo tutti, siamo ognuno sentinella dell'altro, notiamo subito qualcosa che viene dall'esterno che può creare il fastidio all'interno di quello che è il nostro modus organizzato, cioè è il piccolo centro, il grande condominio, il rione di una metropoli ed è lì che si sta bene, quindi non periferia ma centri organizzati per una comunità tutta unita come una grande famiglia. E su questo c'è questo convegno organizzato grazie alla collaborazione della dottoressa Veronica Benincasa, è solo un caso di omonimia, non c'è il rapporto di parentela, ma non me ne dispiacessi se ci fosse stato anche questo tipo di rapporto. Però voglio dire, i relatori sono di tutto rispetto, oltre a coloro che fanno parte dell'amministrazione comunale, il vice sindaco, l'assessore De Simone e il consigliere Enzo Alfano in relazione a quello che è la tematica della sicurezza, c'è anche Michele Buonomo che guarda come responsabile regionale di Legambiente, guarda con un altro occhio, con un altro aspetto. È sotto gli occhi di tutti, parlando di vista, che Vietri è salita sotto tutti gli aspetti. Presidente Legambiente Campania, stamattina siamo a Vietri per questo interessante incontro
promosso dall'Ordine dei Psicologi a livello nazionale e regionale per parlare di sicurezza delle città. Naturalmente sicurezza è un termine onnicomprensivo, ci sono tanti approcci diversi alla sicurezza. Negli anni scorsi spesso c'era l'atteggiamento securitario, sembrava che le nostre città si dovessero riempire semplicemente di forze dell'ordine, ma visto che questo incontro va sotto l'egida, nella cornice del benessere psicologico, evidentemente quello di cui hanno bisogno i cittadini è qualcosa di diverso. La sicurezza e il benessere viene garantito da più asili nido, da più scuole materne, da scuole efficienti, messe in sicurezza, da città più vivibili, dalla raccolta differenziata, l'eliminazione dei rifiuti per strada, zone 30, vale a dire zone in cui in macchina si può percorrere solo a 30 km all'ora per mettere in sicurezza sia i pedoni, specialmente i bambini, che i ciclisti, insomma una serie di iniziative per renderle le città più belle, più vivibili. Le città più belle e più vivibili poi sono di per sé una condizione di sviluppo ulteriore. Se penso solo ai paesi della costiera amalfitana, come Vietri in cui ci troviamo, questo diventerebbe un elemento ulteriore per invitare le persone a visitarla, a rimanerci, a venirci in vacanza. Insomma, un insieme di proposte, di offerte che travalicano anche il momento attuale, vale a dire invitare in un contesto dove il benessere è al primo posto, dove insieme alle bellezze naturali ci sono anche le offerte di una città più civile, più accogliente, più ospitale. Dottoressa Pino Esposito, già assessore provinciale ai servizi per il lavoro e alle pari opportunità. Bene, buongiorno a tutti, sono qui presente a questa importante iniziativa, sono stata invitata dalla dottoressa Veronica Benincasa e il mio contributo sarà molto semplice. Quanto la politica, quanto diciamo a livello legislativo sia stato posto in campo, è stato posto in campo per favorire la conciliazione dei tempi lavoro-famiglia. Quanto di fatto sia possibile alle donne poter partecipare e poter migliorare le proprie competenze professionali in un contesto nel quale le pari opportunità spesso passano in secondo piano, quindi parità di accesso, pari opportunità non come quote di riserva, quote rosa, tutt'altro, ma condizioni, azioni favorevoli, positive e speciali e temporanee per favorire l'accesso delle donne e degli uomini al lavoro.